There, Sean, thank you very, very much for hosting me, for hosting a lot of Italian people tonight in your embassy in Rome. But thank you very much for your strong cooperation with Italy, with the Italian government. Thank you very, very, very much. Distinguished guests, dear friends, I am very pleased to be with you tonight to celebrate the anniversary of the independence of the United States of America. Just a few days ago, I was in Washington. There I had the honor to be at the Monument of the Unknown Soldier in the Monumental Cemetery in Arlington, a very sacred place for many American families that lost their heroes. I was there to stress that we will never forget. Italy will never forget the many brave soldiers that helped us fight for our freedom, and those who followed them. They have stood by our side to help secure peace and prosperity to our country. We never forget. We never forget. In Arlington, I thought about some very moving words President Silvio Berlusconi said addressing the Congress in March 2006. Quando vedo la vostra bandiera, non vedo solo la bandiera di un grande paese, ma vedo soprattutto un simbolo universale di libertà e di democrazia. Cari amici, illustri ospiti, il legame transatlantico è una stella polare della politica estera del governo italiano. Quando a Washington lunedì scorso ho incontrato il segretario Blinken, ne ho apprezzato molto le parole di grande considerazione e riconoscimento nei confronti dell'Italia. Ci siamo trovati d'accordo sul fatto che il partenariato strategico e la profonda amicizia che lega Italia e Stati Uniti non potrebbero essere più stretti. Stiamo vivendo una straordinaria stagione di dialogo, di scambi, di opportunità. Lavoriamo fianco a fianco nelle sfide più gravose. Seguiamo da vicino la situazione in Russia e le più recenti evoluzioni interne. Continuiamo a condannarne la brutale aggressione dell'Ucraina e a lavorare per una pace giusta. Il governo è in prima linea nel sostenere la prospettiva europea e nella NATO dell'Ucraina. Nel fine settimana abbiamo parlato di Ucraina 3G7. Questa mattina sono stato a Lussemburgo per la riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Lavoriamo già ora per la ricostruzione di quel paese. L'Italia è un grande paese. Se l'Europa è ferma a difesa dell'Ucraina, lo si deve anche grazie al governo italiano, che non ha mai tentennato, ma ha sempre dimostrato grande serietà, affidabilità e responsabilità nel mantenere sempre gli impegni presi. Il sistema Europa si regge anche grazie al nostro paese e questo deve essere tenuto sempre nella giusta considerazione da parte di tutti. Solo rimanendo uniti in ambito G7, NATO, nei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti, potremo difendere i valori di libertà e di democrazia in cui crediamo, affrontare le sfide globali, tutelare l'ordine internazionale basato sulle regole e promuovere una crescita forte e sostenibile per i nostri paesi e i nostri concittadini. Alla profondità di questo rapporto pensiamo anche nel lavoro che stiamo portando avanti in vista della presidenza italiana del G7 il prossimo anno. Siamo infatti chiamati ad affrontare insieme la sfida sistemica che è stata posta dalle autocrazie alle democrazie liberali. Sono in gioco i nostri valori e la nostra identità. Qualche mese fa a New York ho incontrato presso la borsa una rappresentanza degli oltre 1200 imprenditori italiani che sono presenti negli Stati Uniti, che investono producendo ricchezza, innovazione e posti di lavoro. Ho visto entusiasmo e voglia di rilanciare la sfida per la crescita nello stesso spirito del governo. Siamo determinati a sostenere al meglio l'internazionalizzazione delle nostre imprese e il nostro export. Il partenariato economico con gli Stati Uniti è una straordinaria storia di successo. La sua intensità è descritta da numeri eccezionali. L'interscambio ha raggiunto i 90 miliardi di euro nel 2022.
Gli Stati Uniti rappresentano la prima destinazione al di fuori dell'Unione Europea per l'export delle imprese italiane. Straordinario il livello raggiunto dagli investimenti incrociati. Con oltre 54 miliardi di euro investiti, gli Stati Uniti sono tra i principali mercati di destinazione dei nostri investimenti. In grande crescita anche gli investimenti americani in Italia, ad oggi pari a 48 miliardi di euro. Il nostro è un legame di cultura, di sentimenti, di tradizioni. Penso con orgoglio al grande contributo che ha dato agli Stati Uniti la comunità italiana, una comunità rappresentata da uno straordinario insieme di personalità nel mondo della politica, del business, della cultura. Sono di origine italiana, ad esempio, la First Lady Jill Biden, lo speaker emerito Nancy Pelosi, lo speaker della House Kevin McCarthy, il giudice della Corte Suprema Samuel Alito. Ecco, questo legame forte tra Stati Uniti e Italia lo si vede anche attraverso tanti italo-americani che rappresentano il fiore all'occhiello degli Stati Uniti. Anche pensando alla comunità italiana degli Stati Uniti, pensando al legame così forte che ha mantenuto con il nostro Paese, abbiamo promosso un progetto che rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, chiamato del Turismo delle Radici. Vogliamo fare scoprire a questi italiani i nostri piccoli borghi, magari lontano dalle grandi città d'arte, ma che pure custodiscono straordinari tesori, spesso sconosciuti. Concludo ringraziando tutti i presenti per il contributo fornito ogni giorno, con l'impegno e la passione che contraddistinguono i nostri paesi, a rafforzare i profondi legami e la forte amicizia tra Italia e Stati Uniti in tutti i campi, politico, economico, scientifico, tecnologico, dell'innovazione, aerospaziale. L'Italia è parte degli Artemis Accord con cui puntiamo a tornare insieme sulla Luna per poi raggiungere Marte e poi i rapporti culturali. Dear American friends, before we continue our celebrations in this beautiful setting of Villa Taverna, allow me to express a most sincere thank you for your enduring and deep friendship and most heartfelt wishes to you and to the American people. Viva l'Italia, viva gli Stati Uniti d'America, viva l'amicizia tra i nostri due popoli, tra i nostri due paesi. Thank you very much. Thank you very, very much for your work in favor of our friendship, in favor of transatlantic relations. Thank you. Thank you. Thank you.